buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Massimo Giuliani e questa sera ho l'ambito compito, che poi in realtà non è un compito ma è un piacere, di presentare a tutti voi quello che non è soltanto un mio personale, carissimo, fraterno amico, ma un amico di voi tutti, un beniamino del pubblico, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, direi un vero e proprio mito. No, meno. Okay, sì. E per me è un onore presentare quello che sicuramente possiamo considerare il numero uno in assoluto. No, meno. È una gioia presentare il numero due del mondo. Il tre, meno, il quattro, meno, un meno. Numero a caso per sto povero disgraziato che adesso sale qui sopra e per il quale vi prego di avere... Adesso di più, fallo più ruffiano, più ruffiano. È un gradito ritorno a casa per l'artista che sto per presentarvi, che come sicuramente saprete è nato proprio qui a Roma e a poche centinaia di metri dal Teatro Vittoria. Egli ha emesso i primi sonori, ma già artistici, vagiti. No, meno coglionazzo, più umano. Parlo più umano, più umano. È un artista generoso, è un artista misericordioso, direi, umile con gli umili, perché di essi è il regno dei cieli. Ma no, più concreto, più concreto. Signori, questo è un artista che ci invidia tutto il mondo e noi stasera ci abbiamo il culo ad averlo qui. No, più fine. È un artista raffinato, è un artista elegante, è un artista pulito, se lava proprio regolarmente. Ma più sincero. È più sincero. Più raffinato, è più ruffiano, è più fine, che palle, se lo sapevo non veniva per niente, presentate da solo, scusa. Aspetta un momento, Massimo, aspetta. Buonasera. Buonasera, grazie. Non c'era bisogno di tutto questo panegirico, bastava semplicemente dire signore e signori Tullio Solenghi, ecco. Buonasera, grazie e benvenuti al Teatro Vittoria. Vi sento già belli caldi, ecco, siccome poi c'è anche la televisione, voi avete già fatto praticamente una prova d'applauso, però siccome si presume che questo sia uno spettacolo comico, adesso facciamo anche proprio ad uso della televisione una prova di risata, ecco. Proviamo a fare una risata, via, una risata. Questa è una risata dell'Inps, però. Questa è già meglio. Poi c'è un altro tipo di risata alla quale bisogna prepararsi, la risata di quando l'attore dice una cazza, una stronza, una cosa, la risata critica di cui ti vergogni proprio di quello che ha detto, allora ridi, però ridi in maniera critica, appunto fai proprio ma vaffanculo. Ecco, via, proviamo tutti assieme, via, ma vaffanculo. Mandate a fanculo bene, complimenti. Poi c'è un'altra risata che è invece poi la risata C, che sarebbe quella di quando l'attore dice una cosa talmente ermetica e allora non si capisce il significato. Allora vorresti ridere ma rimani con la risata strozzata perché... ti giri al vicino, che cazzo ha detto? Adesso, no. Però per carità adesso ridete quanto e come vi pare, non vi voglio condizionare. Prima di iniziare due parole per sfatare un po' questo luogo comune secondo il quale l'artista, l'attore che sale sul palcoscenico debba essere per forza un personaggio strano, abitudini strane, tutte le donne per lui, dedito alle droghe. No, io questa sera voglio farvi ricredere, mi sento assolutamente normale, una persona come tutti voi che guarda caso è qui e voi siete giù, ecco, niente di più. Ho un nome assolutamente normale, sono felicemente sposato da circa 10 anni con una bambola gonfiabile, Lisa, che l'anno scorso mi ha reso papà, ha dato alla luce un salvagente. Luigino, sì. Purtroppo l'altra sera siamo entrati in camera sua e abbiamo scoperto che Luigino si buca. E se si buca si sgonfia praticamente. Sono nato a Genova, appartengo anch'io alla nutrita schiera dei testimoni di Genova. Ecco, noi predichiamo il risparmio universale, l'abolizione delle mance, e poi si raccontano cose anche qui in luogo comune, il genovese tirchio, ma non è vero. Di noi raccontano addirittura che a carnevale tiriamo i coriandoli legati con l'elastico per poterli recuperare. Questa è una cattiveria gratuita, veramente. Ho iniziato in televisione, ecco, i miei inizi furono in un programma di grandissimo ascolto, perché io debuttai nell'ora esatta, facevo la lancetta dei minuti, quella delle ore la faceva Magalli che era già più grassottello, poi ho fatto, l'anno dopo, ho disegnato il Gabibbo per Striscia e Iapino per la Carrà. Sì, è venuto meglio il primo, ma non si possono fare sempre capolavori. E lì finalmente ho conosciuto, frequentandoli, i miti televisivi della mia infanzia, che erano principalmente due miti, adesso un po' demodé, ma allora andavano per la maggiore, ed erano soprattutto Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Ecco, e io frequentandoli ho scoperto anche il privato di questi personaggi, perché noi, ad esempio, Pippo Baudo eravamo abituati a vederlo quando presentava, quando intervistava, ma io frequentandolo ho scoperto anche il Baudo che fa la spesa, il Baudo che cucina, il Baudo che fa l'amore.
perché fa l'amore anche Pippo Baudo. Cioè, lo fa in maniera un po' sua, no? Lui c'è sempre questa mania di presentare, lui, no? Per cui, poi quando ha finito di fare l'amore, si alza nudo dal letto con Katia e fa: signor Giorgi Katia Ricciarelli, un bel applauso, per cortesia. Anche se non c'è nessuno, lui però vuole presentare anche lì. E un altro è Mike Buongiorno. Ho scoperto come fa l'amore Mike Buongiorno. Mike Buongiorno più o meno fa: allora, signora, che posizione vuole? La 1, la 2 o la 3? Forza. La 3 lei mi dice, lei sopra, io sotto. Voilà, hai capito però, eh? Allora, signor notaio, la possiamo accettare questa risposta? Perché lui si porta il notaio anche a letto, non si sa mai, non si sa. Questi però, ripeto, sono miti un po' demodé. I miti della TV di oggi sono altri. Ad esempio, un mito di oggi è Maurizio Costanzo, che guarda caso, parlavamo appunto prima di fare l'amore, Maurizio Costanzo è uno che ha un grande successo con le donne. Ecco, e ora immaginatevi Costanzo nudo a pancia sotto. È un mandrillo a dondolo praticamente. Però lui ha il vantaggio che le donne non le mette mai incinta. Con lui si salvano sempre, perché lui all'ultimo momento va sempre con cigli belli acquisti e le fa uscire e si salvano. Un altro che ha una discreta attività sessuale, sembra incredibile ma è così, è Luciano Pavarotti. Ecco, ora, organizzare l'atto d'amore di Pavarotti rientra in una delle grandi opere del Giubileo, perché Pavarotti viene imbragato, viene sollevato da una gru, gli viene messa sotto la povera Nicoletta e poi lui viene calato al grido di vincerò, vincerò. Ecco, immaginate poi alla fine cosa rimane della povera Nicoletta. Difatti lui tutto preoccupato: Nicoletta, oh Nicoletta, che gelida manina, si è tutta spappollata. Poi pieno di sudore, pieno di sudore. Sì, perché Pavarotti che fa l'amore è grasso che cola. E allora, cioè, no, no, qui, no, qui dove va? No, qui dovevate, no. No. Qui dovete reagire con la risata B, ma vaffanculo, no, perché è veramente una cosa immonda quella che ho detto. Ecco, vedete però come il sesso può diventare un argomento risibile, un argomento appunto su cui farsi quattro risate. Già di per sé il sesso è complicato, forse per questo che poi porta alla comicità, perché ad esempio niente a che vedere con le scene di sesso come ce le restituisce la televisione o il cinema, dove c'è sempre questo amplesso congiunto di lei e lui, no? Sempre lei e lui, sempre oh, oh, lei, oh, oh, lui, sempre insieme, gli va di culo. No, perché voglio dire, nella vita di tutti i giorni capita difficilmente, perché si sa che l'uomo è affetto dalla sindrome del coniglietto, per cui e via. La donna, se viene, viene dopo. No, voglio dire, la donna se viene, viene dopo. A volte proprio anche il giorno dopo, mentre sta lavando i piatti. Amore, ma che detersivo hai messo? No, sto venendo per ieri sera. Avvisa allora. Ecco. Allora, di solito nella vita di tutti i giorni succede che quando tocca a lui, lei è ancora ferma. Amore, non mi scuotere che non riesco a leggere, mi ballano le righe. E di solito poi quando tocca a lei, lui è già abbioccato da un fine settimana. Però io adesso, parlando di me, ho saltato un passaggio fondamentale, perché siamo in teatro e io ci tengo a dirlo. I miei inizi furono teatrali, ecco, sì, ci tengo a dirvelo. Io iniziai proprio con così, lavori importanti, Brecht, Molière, Bulgakov, ecco. E mi ricordo il primo spettacolo come un piccolo grande incubo, perché era uno spettacolo di 2 ore e mezzo e avevo una sola battuta. Però anche per quella sola battuta fui martirizzato lo stesso dal regista, e me la ricordo ancora la battuta. Ah sì, entravo vestito da maggiordomo, sì, è un classico, e dicevo, ah sì... buonasera signora, le serve qualcosa? No, gioia, no, per favore, no, E non siamo mica di passaggio su questo palcoscenico. Non è che siccome è soltanto una battuta, via, si dice la battuta e si scappa via, amore. Anche perché non esistono piccole parti, esistono piccoli attori, è chiaro? Dai su, riprovati, sento qui, dai su. Ridico la battuta. Dai su, dai, dai. Buonasera signora, amore, ma con chi parlo? Parlo con lui e parlo con te, gioia. Come? E allora, c'è un senso, no? Ci sono dei significati, dei sottotesti che noi dobbiamo tirare fuori con coraggio, senza timidezza. Dai, quindi senza timidezza, con coraggio, tiralo fuori. Che cosa? Il significato, hai capito, gioia, no? Perché buonasera, ma non è sera, lo sappiamo perfettamente, sono le 3 del mattino, allora in quel buonasera c'è dell'ironia, però tu respiri male, invece sì. La respirazione è fondamentale, sì. Teatro, un bel respiro profondo, bravo, così, non esistono piccole parti, esistono piccole attori di prova, dai. Allora, buonasera, signora. Amore, te la devo tagliare questa parte? No, c'è una battuta sola. E allora signora, diciamola al meglio, per favore, buonasera, signora, ma quale signora? Ma tu bella conosci questa arrampicatrice sociale di 25 anni che ha sposato
un vecchio bacucco di 80. Ma quale signore? È una troia. Ah, è troia? Ah, perché a me una prima lettura non mi sembra. No, no, è troia. Ah, è troia. Ah, allora sì, E allora in quel signora c'è il sarcasmo, sì, capisci? Sì, sì, allora noi lo dobbiamo sentire, sì, Gioia, dai. Fammelo sentire. Che cosa? Il sarcasmo. Ah, dico, fammelo sentire, capisci? Un bel respiro, però è fondamentale la respirazione. Sì. Un bel respiro, però non esistono piccole parti, esistono piccoli attori. Mi raccomando, padrone del palcoscenico, anche se maggiordomo. Dai, amore, dai, su. Possiamo stare qui fino a domani. Dai, Gioia, su, dai. Buonasera, signora. Le serve qualcosa? Che cos'è, Arlecchino, servitore di due padroni? Facciamo Goldoni adesso. Gioia mia, in quelle serve c'è il senso di disfatta, di sconfitta, di umiliazione di quest'uomo che si trova costretto a vivere l'umile dimensione di maggiordomo mentre aspirava a ben altro nella vita, è chiaro? Allora io devo vederlo, questo senso di disfatta. Che fai, me lo fai vedere tu o te lo faccio vedere io? Che cosa? Il senso di disfatta, ah, amore, io dai! Faccio... devo sentire dolore, ah. Devo sentire dolore. Fammi sentire dolore. Fammi sentire dolore. Le do un calcio nei coglioni. Cos'è, una battuta di spirito? È un urlo! Lacerante! Dai, Gioia, su, non passiamo tutta la notte qui per una battuta. Dai, su, respira bene, profondo. Non esistono piccole parti, esistono piccole parti. Dai, su. Dai, gira la testa. Sì, dai, dai. Buonasera, signora. Oddio, ti senti poco bene? No, è l'urlo lacerante di dolore. Oh, Gioia, della... mia, ma l'urlo non è esteriore, l'urlo interiore è qualcosa che ti parte da qui e da qui che lo devi sentire, qua dal diaframma parte, da qui, qui lo devi sentire. Lo senti ora? Lo senti? Sì, adesso posso ecco, sentire. Allora, se lo senti, Gioia, dai, su. Un bel respiro profondo, sì. Non esistono piccole parti, esistono piccole attrici. Dai, amore, dai, dai. Da vomitare. Sì, dai, 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 tranquillo, su. Buonasera, signora. È l'urlo da dentro. Amore, ma l'urlo non è disgiunto, la parola è permeata dall'urlo, è chiaro? E poi tu me l'aggredisci frontalmente quest'urlo, ma no! Ma lo devi aggirare, lo devi prendere da dietro, dai! Prendilo di dietro! No, preferisco... L'urlo, intendo, no? Ah, l'urlo, sì. Prendilo però, di dietro! Se dovessi metterla come prima, ma sono sì, più tranquillo. Ma sì, mi metto qua la stessa cosa, dai, Gio, su, un bel respiro profondo, non esistono piccole parti, esistono piccole... Dai, su! Buonasera, signora! E le serve... Qualcosa? Sì, cosa? Un tè, dei pasticcini, un cioccolato caldo, amore, quel qualcosa, c'è il mondo e poi tu sei etereo, invece devi essere più corporeo, capisci? Vagli dentro con l'anima, capisci, amore? Vai di anima, vai di cuore, vai di corpo. Adesso non mi scappa. Ma no, ma vai di... dai, manca, hai capito, amore? Allora, in quel qualcosa c'è il sesso, sì. È chiaro? Abbiamo detto che la vacca è tornata alle 3. E non era Troia? Troia, vacca è la stessa cosa. E perché mi è tornata alle 3? Ma avrà trovato traffico. Ma che traffico? Stava con l'amante. No, allora quel qualcosa c'è brutta zoccola, sì, sì, non sì, ti è sì. Bastato, ne vuoi ancora? C'è tutto questo, sì, noi sì, dobbiamo sì. Sottolineare tutto, non possiamo buttare via nulla, sì, è chiaro, sì. Amore? Allora fai un bel respiro sì. Profondo, non esistono piccole parti, esistono piccoli attori. Sorry. Padrone del palcoscenico, anche se maggiordomo d'amore, dai su, dai che la fai bene, dai su. Buonasera, signora, le serve qualcosa? Ma che è sto stronzo? No, dottore, mandatevi un attore! Aspetti, dottore, aspetti, ecco. Ecco perché conservo l'incubo della prima volta. Vabbè, poi per fortuna le battute divennero 3, 4, poi i protagonisti e arriviamo ai giorni nostri. Anche se mi è rimasto un piccolo rammarico, non ho mai fatto Amleto, no? Il sogno di ogni attore, non l'ho mai fatto. Il pallido prence del castello di Elsinore. Non è che adesso mi metto a fare Amleto adesso, vi procurerei un'orchite permanente. Però insomma, l'importante è essere convinti di quello che si fa adesso. L'importante è essere al passo con i tempi. L'importante è essere o non essere, questo è il problema. Se valga più patire nell'animo le colubrine della stramba sorte, o levar l'armi contro un mare d'angustie e battute le in breccia, sterminarle, morire, dormire, sognare forse, e col sonno, e col... Che palle sta Amleto, ragazzo! Ecco, cominciamo. Nasceri, oh non nasceri, ecco il dilemma. Se gli sia più nobile patir nell'animo i sassi e i dardi dell'oltraggiusa fortuna, o prender armi contro un mare d'angustie e battutele, in breccia sterminarle, morire, dormire, ma va a dormire, ma non se può, ma per carità. Eo, la
fortuna. Amleto, Amleto. To be or not to be, that is the question. What is nobler for a mind? To suffer the slings and arrows of Walter Jones fortune, to take arms against the sea of troubles, and by opposing then support, non posso sapere quando fa così. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Ob Sedler in Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks oder gegen ein See von Plagen tragen den Krieg, einen rechten Krieg, weil Deutschland ist eine Nation über alles und ich bin der Führer und ich will alles retten. Être ou ne pas être. Ça, c'est le problème. S'il est plus noble de supporter le dard d'une chance outrageuse, vous enlevez les armes contre le maire d'Angusté. Avec le maire d'Angusté, j'en vois des lévés, c'est les bourreaux. Eh bon, 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 alors j'ai ma tuta, tuta, bon, 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 bon. Eh bon, alors, merde, je m'en fais, tuta, 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 tuta. Здоровье, какие наш здоровье, капризна та проблемия. Спасибо, до свидания, очень страшный, очень жгучий. Оленичев, Гуренко, Шевченко, Дуацвили, Гаврили, Василий, Натили, Дуацвили, Гаврили, Василий, Натили, Дуацвили, Гаврили. Tikoi, oh no, tikoi. Fai ho, fai ho, fai ho. Ai ga dai do ta 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 ta. Ki oi to sai ku. Ai to 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 ta. No to ko to yo so mo amleto san ta ka ta. Ma ka ta ka ta yo. Ai to ko to sa. Na ka ta ka ta yo. Ai to ko to sa. Ma ke ka so sa ma fa. Ma ke ka so sa ma fa. Ma ci vuole rispetto. Ma che ci mettiamo a imitare quello che hanno fatto tutti in tutto il mondo, in tutte le lingue, in tutti i modi possibili. Operazione squallida, proprio. Ma andiamo. Tutti i modi, tutti i modi. Tutti i modi, no, voglio dire. Tutti, no, il teatro napoletano Amleto non l'ha mai fatto. E perché c'entra? È del sinore Amleto. Io Edoardo Amleto non me lo ricordo. Il mito fece la tempesta, altre cose, non l'ha mai fatto Amleto. Ma che ci tengo a dire. Ma che ci vuole, dai. Anni e anni di tradizione teatrale napoletana che noi non possediamo. Abbiamo un altro tipo di cultura, un altro tipo di matrice proprio. Abbiamo un altro. Amleto? Scelta da Amle, song è nove. Song è nove, scelta da Amle. Fa freddo fuori? Fa freddo, del resto è il tempo suo. Quest'anno il Natale il Signore si presenta come comanda a Dio. Senta me, Orazio, ti piace o duello? No! Mi piace duelli, voglio zuppa e lotta. Ma come fai a dire che non ti piace quelli? Il duello è bello perché essere o non essere, questo è il presepe con le pecorelle, con le pastorelle. No, no, ma non si può. Ma ci vuole rispetto per il mito. È un insulto al mito. No, poi dico, tra l'altro, sì. L'Amleto ha una sua musicalità. Che va rispettata. E non mica la puoi stravolgere ma così. Ma certo, come insegna Carmelo Bene. Certo, ma se no allora a quel punto allora uno lo fa in musica, no? Come lo fa in musica? Dico, se no allora a quel punto uno lo fa in musica. Cioè Amleto musical. Certo. Cioè Carinei Giovannini Amleto. Ma dai, su. Ma che c'è? Ma come ci vuole? Dai, anni e anni di tradizione musicale e teatrale che noi non possediamo. Abbiamo un altro tipo di cultura, un altro tipo di... Aggiungi un teschio a tavola che c'è un fetente in più. Se sposti la clavicola stai comodo anche tu. Quel femore già in briciole lo puoi buttare via.
abbraccia quella rotola, questa è necrofilia, fra tibia, radio e gomito raddoppia. Perché mi lascio prendere la mano da queste cose, mamma mia, patetici. Poi io lo so già come va a finire in questi casi, che poi Amleto te lo fanno fare, però quando ormai è troppo tardi, non so, allora io mi immagino se ci arrivo, 80 anni, un po' vecchio, un po' rincoglionito, un po' sordo, io Amleto a 80 anni, già me lo immagino, io Amleto a 80 anni, come sarei? Amleto a 80 anni, oh regina, oh regina, oh regina, di qua regina, no, di qua il pubblico, di qua il pubblico, no, di qua il pubblico, ah, è là. Oh di regina, sì. Oh regina, voi mi chiedete notizie del parente vostro Amleto. Egli mi gira, egli mi gira, egli mi gira gli occhi dentro la mia stessa anima. Egli mi gira gli occhi dentro la mia stessa anima. E lì vedo macchie così nere, indelebili. E lì vedo macchie nere sugli impermeabili. No, indelebili. Non vanno via le Indel- macchie, non... Come il fondo della notte. Eh? Come il fondo della notte. Ma in fondo sì, chi se ne fotte. No, no, ma... Pazzo come il mare e il vento, eh? Pazzo come il mare e il vento. Cazzo se fa male il vento, hanno tenuto aperto. In un accesso di follia. Io sono al cesso, andate via. Udendo dietro la razza, eh? Udendo dietro la razza. Sì, dando il di dietro io mi arrazzo, sì. Sono il buon vecchio in ginocchio. Ah, il buon vecchio è Finocchio. No, in ginocchio. È Finocchio. No, in ginocchio. È frocio sto vecchio. Basta, lascia basta, basta. Lascia sta carità, proprio, ma, dai, vecchio. Ma, dai, 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 su. Scusate, veramente, è un momento veramente dello spettacolo immondo. Non si può, ma d'altra parte, voglio dire, io bisogna che mi rassegni, perché si può tranquillamente andare avanti anche senza Amleto. Andiamo. E anche senza cellulare si può andare avanti. Scusate, ma stiamo lavorando, ma spegnete i cellulari. Un po' di rispetto per chi lavora, un minimo di... No, è quello che dico io. È il tuo, scusa. Ah, il mio. Scusa. No, mi sono dimenticato di spegnerlo. Sì, pronto? Sì, sì. Ciao puffettina, amore, sì. No, no, sono in teatro. Ti avevo detto che ero in. Scusate, è una telefonata di lavoro. Un attimo. Sì, amore. Sì, sono il tuo pipitopo, sì, ma non mi puoi chiamare a te. Sto facendo lo spettacolo. Scusa, ma se puoi andare avanti un attimo, un attimo. C'è una telefonata di lavoro. Sì, arrivo. Sì, amore. Sì. Puffettina, ma non mi puoi chiamare. Sì, scusate, una telefonata di lavoro con ragionier puffettina. No, lo so io, perché da poi voglio un bene dell'anima. Tullio per me è veramente un fratello, quindi proprio senza malignità dico, ma non è nemmeno più un bambino di primo pelo Tullio, quindi con puffettina rischia poi di fare delle figuracce, rischia di avere bisogno di una vagonata di Viagra per avere una prestazione un minimo, no? Che poi non so bene perché, ma quando si parla di questo medicinale si finisce sempre per ridere. Non capisco perché non è che quando uno va in farmacia e dice: senta, mi dà per favore una confezione. E siccome no, è un medicinale che si acquista regolarmente. Sì, io mi rendo conto che la sfera di intervento del medicinale stesso autorizza, no, a battute, battutacce, lazzi di ogni genere. Quanti ne abbiamo sentite, non ultima giorni fa. Dice: in una delle due mani ho una compressa di Viagra, indovina in quale. No, terribile, proprio squallida. Pazze, no, noi invece vogliamo parlare di questo medicinale, però noi vogliamo parlare in termini seri, in termini scientifici, e lo possiamo fare perché questa sera abbiamo a disposizione il massimo esperto in campo mondiale. Signori, è un onore, sta per salire su questo palco l'inventore del Viagra, il professor von Viagren. Professore, Bossa. Benvenuto, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Bossa. Buonasera, Bossa. Professore, Bossa. Grazie per aver accettato Bossa. Il nostro invito. Bossa. Dicevo, allora, ricordiamo innanzitutto ai nostri amici, lei è professore universitario, lei insegna. Sì, io insegno all'Università di Tubinga, io sono libero docente di antropologia allupata, proprio all'Università di Tubinga. Sì, vabbè, entriamo subito in argomento. Professore, come è arrivato lei a questa straordinaria, sensazionale scoperta? Ma diciamo subito che i grossi passi della scienza sono sempre molto casuali. Casuali? Eh? Casuali. Casuali, sì, dettati dal cazzo. Caso. Dal caso.
Ma vabbè. Io ero impegnato in mio laboratorio e stavo verificando effetti di monossido di azoto sul sistema neurovegetativo dell'uomo, ma mi sfuggiva un piccolo particolare, quando improvvisamente mi accorsi... Di che cosa, professore? Che la mia assistente era veramente buona, sì. Una 22enne di Stoccarda con due belle grosse zürtles. Surtle. Ah, due belle zürtles aveva. Cioè, due zürtles. Sì, sì, vabbè, non... Come la signora. Sì, vabbè, ma non indichi, non è il caso. Zürtles. E così lei inizialmente pensava agli effetti del monossido di azoto? No, pensavo che l'assistente era buona ed è uscita una sera insieme. Solo che, data la mia veneranda età, avevo bisogno di risvegliare un pochino il mio Schwanzgehen. Non indichi, professore, abbiamo capito perfettamente. E così il tutto nasce da una sua esigenza personale. E qual è stato il primo soggetto sul quale è stato sperimentato il farmaco? A combinazione proprio un soggetto italiano. Italiano? Sì, del nord Italia. Un soggetto disperato, proprio del nord Italia, un certo Umberto che andava in giro con la camicia verde, non so se... Umberto. Del nord Italia con la camicia verde. Lui ha preso una pillola, ha avuto subito effetto immediato, andava in giro a gridare a tutti... Io ce l'ho duro! Come si dice da voi duro? Uguale, vedi, combinazione, vedi. Senta, professore, a parte, vabbè, questo Umberto del Nord, come si fa a capire chi realmente ha necessità di assumere il farmaco e chi invece non ne ha alcun bisogno? Ma attraverso un accurato test scientifico che noi definiamo di Wolf Test. Di Wolf Test, scusa, ma non so se tutti gli amici in sala conoscono il tedesco, di Wolf Test è il test del lupo. Il test del lupo. In cosa consiste questo test scientifico? Consiste di fare, ha interessato, una precisa domanda. Da quanto tempo non scopi? E lui... E allora gli dai la pillola. C'è un test scientifico. Assolutamente proprio, scientifico. Certo. E ci mancherebbe altro. Andiamo via. Senta, professore, lei non vive in Italia, però sicuramente sarà venuta a conoscenza del fatto che, stranamente, se vogliamo, nel nostro paese non è che il suo farmaco abbia attecchito granché. Lei si è dato una spiegazione. Ma io credo che loro si vergognino di chiedere in farmacia. Un problema di pudore. Di pudore, è un problema di pudore. A tale proposito io tenero aneddoto di nonno che si vergognava. Allora ha mandato nipotino a chiedere Viagra per lui, promesso 5.000 lire di premio. E nipotino è andato molto tenero e ha portato Viagra a nonno e il giorno dopo sotto cuscino ha trovato 100.000 lire. No, ma scusi, nonno non aveva promesse 5.000? Sì, l'altra è 95, l'ha messa la nonna che si è trovata molto bene. Trovata anni che non faceva troppo. Senta, professore, che risultati è in grado di garantire il farmaco? Ma diciamo che con una pillola di Viagra uno riesce a farsene al giorno più o meno. Sei? No, una se gli va bene. Grazie. E non è mica un miracolo, no, è un farmaco. Andiamo, via. No, siccome mia moglie si lamentava, allora invece sono... Ah, birichino! No, ma l'ho provato una volta per curiosità, non per necessità. Birichino, un demandrilotto! Allora, racconta tua esperienza al nostro pubblico, forza. Ma guardi, se devo usare un termine, direi sconvolgente. Fa così. Sconvolgente. Io mi sono tenuto scrupolosamente poi alle prescrizioni. Una compressa al giorno, ricordo che l'ho presa mentre stavamo cenando, ma professore, il tempo di mandarla giù mi è partito un fuoco. Fa così, dal fa centro così. Dello stomaco, sì, è andato propagando per tutto il corpo, un desiderio irrefrenabile. Ho buttato via le stoviglie, ho preso mia moglie, l'ho sdraiata sul tavolo e l'ho posata da lì, ma con una foga, una passione che non ricordavo da anni. Ululavamo come animali, è stato un momento straordinario. Fa così. Sì, certo, purtroppo. Come purtroppo? Forse sua moglie non è ancora contenta? No, mia moglie è contenta, dico certo, purtroppo in quel ristorante non ci si può più tornare. Ah beh, chiaro, una è evidente. Figura, professore. Grazie, arrivederla. Professore, grazie mille per il suo... Professore... Che cosa c'è? Forse... Stando seduto le si è accavalato un nervo della gamba, perché vedo che... Ah, no, questo è piccolo inconveniente. Io porto sempre pillola di Viagra in tasca con me. Si è sciolta e guarda cosa succede. Noi ovviamente ringraziamo il professor von Viagren per la sua preziosa testimonianza. Io mi auguro che nessuno di voi si sia sentito turbato se abbiamo affrontato l'argomento sesso. Non mi sembrate granché turbati, per la verità. No, ma poi del resto si sa, no, che il sesso è sempre stato e sarà sempre probabilmente uno dei grandi motori universali del mondo. Basta pensare che forse il più grande scandalo di fine secolo è uno scandalo a sfondo sessuale. Avrete probabilmente capito che mi sto riferendo allo scandalo che ha coinvolto il presidente Bill Clinton, che rimarrà nella storia come il presidente degli Stati Uniti che ha avuto più lavoro sotto la scrivania che sopra. Vabbè, è stata una vicenda che ha messo in ginocchio l'intera Casa Bianca. Anche proprio la Lewinsky era in ginocchio quando li hanno beccati nella sala orale. Ovale,
Ovalia, chiedo scusa. Ed è stata una vicenda nella quale molti, troppi forse, hanno voluto mettere bocca. Questa è meglio non dirla. È stata una vicenda che a molti ha lasciato la mano in bocca. Non si può dire, nemmeno questa, no? Perché poi c'è sempre il rischio, purtroppo, del doppio senso, della battutaccia. Ma, come diceva giustamente Tullio, il sesso è anche comicità. Però adesso basta. Basta parlare di sesso, ne abbiamo parlato anche troppo. È venuto il momento così di risollevare un po' il tono di questa serata, di riqualificarla. Allora passiamo da un argomento che è, o perlomeno dovrebbe essere, prettamente privato, come il sesso, a un argomento che dovrebbe essere invece di interesse pubblico, e cioè quello che sta accadendo nel nostro paese. Noi stiamo vivendo un momento politicamente abbastanza delicato, come ben sapete, e noi dobbiamo seguire con grande attenzione il percorso che sta portando avanti il nostro governo. Questa sera abbiamo la possibilità di discuterne con un grandissimo esponente della politica italiana, tra l'altro fino a pochissimo tempo fa ministro, uno dei pochi purtroppo che non è stato confermato nel nuovo governo. È un onore, accogliamolo con un grande applauso, è un onore avere su questo palco l'ex ministro degli interni, onorevole Rosa Russo Iervolino. Onorevole, buonasera e grazie mille di aver accettato il nostro invito, prego. Buonasera a lei, Giuliani. E buonasera al meraviglioso pubblico convenuto al Teatro Vittoria, sito in Roma. Sì, sì. Onorevole, dicevo, purtroppo non è più ministro nel passaggio dal vecchio... Chiedo scusa, mi interrompo per una curiosità che ho da tempo, di carattere però non politico ma linguistico. È corretto usare il termine ministro anche nei confronti di una signora? Beh, diciamo che l'accezione più giusta sarebbe ministra. Ministra. Ero ministra io, e ministra la Melandri, poi c'è la Bindi, che era già ministra nel precedente governo. In questo caso io la definirei una ministra riscaldata. Sente poco bene. Dico, si sente poco bene. No, è la risata. Ah, è la risata. Mi credevo che stava... Sì, no, vedo che comunque l'ha presa con sportività, onorevole. Ricordiamo che il nuovo ministro degli interni è l'onorevole Bianco, ex sindaco di Catania, con sportività, ma forse un po' di amarezza è rimasta. Ma via, risolviamola con una battuta. Mi hanno voluto mandare in bianco. Complimenti per il suo senso dell'umorismo, onorevole. Complimenti di cuore. Tra l'altro, l'umorismo è un fatto abbastanza insolito per un politico che come lei, con grande serietà, con grande impegno, aveva affrontato un compito così gravoso. Ma veda, Giuliani, la politica è una missione. Ecco, io tanti anni fa, per abbracciare la politica, dovetti addirittura abbandonare la mia precedente occupazione. E che lavoro faceva? Doppiavo i cartoni animati. Sì. Molti personaggi, uno fra tutti lo ricorderà, Calimero, se lo ricorda. Fanno tutti così perché io sono piccolo e nero, nei giustizia però ero io. Sempre la risata. È la risata. Sì, complimenti, così abbiamo scoperto che lei ha iniziato recitando. No, il mio vero inizio è stato cantando. Cantando? Sì, io ero la voce solista dei Cugini di Campagna. Non so se si ricorda. Sì. Anima mia, torna a casa tua, t'aspetterò dovessi odiare queste mura. Ero sempre io. Brava, onorevole, brava di cuore, onorevole, complimenti, veramente. Senta, onorevole, torniamo a parlare di politica. Dicevo, lei non è rimasta nel nuovo governo, che comunque conta ancora una bella presenza in quantità, no, femminile, presenza ancora più ingente per fortuna all'interno del Parlamento. Mi domandavo come sono i rapporti in Parlamento fra onorevoli uomini e donne. Da parte dei maschi, non so, c'è cavalleria, stima, beh, simpatia. Sì, c'è anche molta galanteria. Sì, sì. Pensi che in occasione delle recenti feste natalizie i colleghi uomini hanno insistito perché noi donne, colleghi appunto, posassimo per uno di quei calendari, sa,
quelli che adesso fanno cani e porci, diciamo, in pose discinte. Ecco. Discinte, sì. Ma voi siete tante, come avete fatto? Un mese per una? No, siamo troppe. Un giorno per una. Un giorno per sì. una? E a lei che giorno è toccato? Il 6 gennaio. Sì. È sempre la risata. È sempre. Se faccio qualcosa di diverso l'avviso prima, va sì, bene? Sì, sì, sì. Che non può in quei momenti, andiamo. Onorevole, parlavamo prima di rimpasto governativo. Ecco, ogni volta che ci si trova in questa situazione, l'elettore rimane sempre un po' sconcertato da questi strani spostamenti di poltrona, no? Quello che stava qua lo mettiamo là, quello che stava là lo spostiamo qua, quello che stava qua là e così via. E sembra tutto molto incomprensibile. Lei, per esempio, all'epoca si era domandata come mai lei era stata messa proprio all'interno. Ma dice che all'esterno facevo impressione, allora vado venuta dentro. No, ho avuto un calo d'ormoni improvviso. Onorevole, lei è un'attenta osservatrice della vita politica. Non le sarà sfuggito un dato secondo me interessante. Nel corso delle ultime elezioni, comprese le recenti politiche europee della scorsa estate, si va sempre di più verso quasi una sparizione dei piccoli partiti. Ecco, sì. Lei come commenta questo dato? Ma io guardi, quest'estate combinazione rimasi molto dispiaciuta per il mio amico e collega Rocco Buttiglione, sì. Perché lui era convinto di arrivare al 4 e si è fermato a 3. Che comunque in campo europeo non è un risultato disprezzabile, il 3%. Quale 3%? 3 voti ha preso. A 3 proprio. Voti. E siccome in famiglia sono in 4, sta ancora cercando il francotiratore. Onorevole, che tocco. Grazie Giuliani, la ringrazio. No, dicevo, onorevole, che tocco. La ringrazio Giuliani. Sì, mi faccia finire, onorevole. Dicevo, che tocco di femminilità lei ritiene di aver apportato a un dicastero austero come quello degli interni? Ma veda, io ho cercato di riavvicinare il cittadino alle istituzioni. L'ho presa un po' alta, sì, l'ho presa un po' alta. Questa più bassa, diciamo. Io ho cercato di meglio. Perché se improvvisi se balzi dei mormoni, ho cercato di riavvicinare il cittadino alle istituzioni. E questo è bello. A tale proposito ho istituito una posta rosa. Ho anche un sito internet. Ma ci picchia, sì, vogliamo dare l'indirizzo ai nostri amici. Ma certamente, l'indirizzo è www.rosa.trottolinoamoroso.da. Sì. No, adesso mi spiego perché prima alcuni amici mi hanno consegnato delle lettere per lei, io gliele giro, ovviamente lei provvederà a rispondere come preferisce via internet. Ma le legga qua tranquillamente. Ma qui in pubblico? Sì, Giuliani, io non ho segreti per nessuno. Onorevole, questo dimostra ancora una volta la sua grande disponibilità verso l'elettorato. Giuliani, complimenti. Grazie. Allora, la prima lettera è firmata Elisabetta e dice: cara Rosa, ho letto su un giornale che l'87% delle mogli dei manager è disponibile a tradire il proprio partner. Mio marito è un semplice impiegato, ma io lo stimo tantissimo. Secondo me non è inferiore a nessun manager. E quindi lo tradisco come se fosse il presidente della Confindustria. Faccio bene? Domanda Elisabetta. Beh, cara Elisabetta, fai benissimo, perché la stima per il proprio partner è la prima cosa in un rapporto. Sì. Per cui tu stimalo pure 3-4 volte alla settimana, dice. Ecco, l'unica cosa a casa, evita lampadari a gocce, perché sennò tuo marito con le corna ci si impia. No, questa no. Che c'è? No, questa non è il caso. Io. No, questa è meglio che la legga e risponda privatamente. Non ho segreti, privatamente, Giuliani, la prego. Cara Rosa, io non riesco a considerarti come politico, ma come una femmina. Sì. Avete, c'è un buon gustaio, finalmente, grazie. Un fiore di carne pronto a dischiudersi spampanandosi tutto. Io invidio D'Alema perché con la scusa del rimpasto è riuscito finalmente a trombarti. Io non vedo l'ora che ci siano le elezioni per infilare la mia scheda nella tua urna. No. Questa è vera pornografia, ecco, non dimentichiamoci che sotto questi panni c'è pur sempre una donna, certo. È chiaro? Io sono una donna. Chiaro? Oh. Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa.
Non portarmi nel seggio di sera. Ho paura nel seggio di sera. Arrivederla, Giuliani. Arrivederla, grazie. Onorevole, buonasera, grazie. Grazie. Un ringraziamento sentito va ovviamente all'onorevole Rosa Russo Iervolino. Tra l'altro noi stiamo vivendo un periodo di, come definirle, di maggiorate artificiali, perché non sono più nemmeno quelle belle, vere maggiorate di una volta, queste sono tutte un po' gonfiate, no? Ecco, allora da un lato poi troviamo le Rosa Russo Iervolino e dall'altra le varie Carmen Di Pietro, Alba Parietti, Anna Falchi, che poi la cosa che mi fa impazzire di queste signore, per carità, ci mancherebbe altro, ognuno è padrone del proprio corpo e può farne ciò che vuole, ma mi fa impazzire la loro faccia tosta, perché sono personaggi pubblici, no? E come tali soggetti alle interviste di rito, e c'è sempre l'intervistatore un po' malizioso che tende a sottolineare il fatto che la signora in questione una volta non fosse esattamente, no, di quelle proporzioni, e allora scatta inevitabile la domanda: ma lei ha fatto? No! E la risposta sdegnata di tutte: no, ho sviluppato tardi. Ci hanno avuto tutte la prima mestruazione a 35 anni, perché non si spiega altrimenti. No, Alba Parietti è una donna bionica, per carità, io nessuna invidia, perché poi è una donna costantemente sotto pressione, eh? 2-2 davanti, 1-8 dietro. Ma semestralmente fa proprio il tagliando, convergenza, equilibratura delle labbra, una cosa... Scusate, io devo aprirla questa nicchia di amarezza, perché è una cosa che mi prende qua, perché tutto questo dimostra che noi non siamo capaci di accettarci per quello che siamo, non siamo capaci di accettare il passare degli anni, lo scorrere del tempo. Allora via, si comincia prima con le iniezioni in faccia, poi col bisturi, e questa che fino a qualche anno fa era una prerogativa soltanto delle femminucce, no? Perché il maschietto al massimo interveniva sul capello con una tinturina quando imbiancava, oppure con quelle belle pettinature alla Pippo Baudo con riporto, no? Pettino 4 e riporto 2. No, adesso anche i maschietti, tu vedi questi 55enni, 60enni, tutti tiratissimi, fichissimi, tutti belli, gagliardi, che camminano tutti quanti. No, che camminano così perché gli hanno tirato talmente tanto la pelle che non gli si piega proprio più manca il ginocchio. È una cosa triste e terribile, è una cosa terribile. Tra l'altro, per carità, è un amico fraterno, lo dico proprio senza malignità, però dico, io lo conosco bene Tullio, Tullio è del 48, fate, vedo conti, c'ha 50 anni belli passati, non c'ha un segno in faccia, se lo vedete da vicino, c'ha la faccetta e sembra il culetto di un bambino di 2 anni, è bello, ma davvero, davvero ci vuoi far credere che non ti sei fatto niente? È bello, che bello, che bello, che è tornato il nostro Era una Tullio. Telefonata di lavoro, scusate, ho dovuto rispondere per forza, comunque io so di, ho la coscienza tranquilla perché so di avervi lasciato in buone mani, perché Massimo non è semplicemente un collega, è un amico, è un fratello, vatti a struccare che poi ci vediamo dopo. Come a struccare? Sì, per coprire le rughe ci vuole la malta con la cazzuola. Ma perché dici vai, così? Vai. Non è carino. T'ho sentito, scusa. Cinquantenne, fighetto. Ma lo faccio per te, stai con la buffettina invece di fare vai, 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 stai, vai. Ma io non si so. Può abbandonare il posto di lavoro un attimo che... Chiedo scusa, d'altra parte credo che sarà un inconveniente anche che capita a voi tutti i giorni, quello di essere ormai interrotti dallo squillo di un cellulare. Ormai il cellulare è il protagonista della nostra epoca, penso che anche i neonati per cambiare il pannolone ormai chiamino la mamma col cellulare, perché poi non è detto che serva proprio, però è uno status symbol, hai il cellulare e quindi ti senti importante, come le automobili, no? Non so se vi rendete conto di quanti modelli di automobili nuove escono in un mese, e se non hai l'ultimo modello ti senti sfigato, ecco, poi le vuoi accessoriate, no? C'è il telefonino viva voce, adesso c'è il lettore CD, il tergicristallo a 400 velocità, perché 4 non bastano più, per cui c'è piano, fortino, fortissimo, valzer. Allora, ce lo ricordiamo, siamo un po' tutti ipocriti, perché ce lo ricordiamo da dove siamo partiti, tutti insieme, tanti e tanti anni fa. Ma quali auto accessoriate? Ma da lei, dalla mitica 500, quella che per lui non era un'auto, era un totem, era un monolocale. Le prime sveltine le abbiamo fatte sui sedili reclinabili della 500, no? Vi ricorderà? Abbassavamo lo schienale, poi mettavamo i giornali sui vetri, poi sul più bello c'era sempre il problema del cambio, che sul più bello finiva in mano a lei. Amore, complimenti, no tesoro, il cambio, non farti illusioni. E poi gli accessori, ma quali? Gli option della 500, ma quali option? Sedili ricoperti in topo pettinato. Coprivolante mocchettato, ci volevano le mani di Schwarzenegger per guidarla. La capote, che si chiamava capote perché se fai tanto ad aprirlo con le mani ti cammini capote sotto sopra con la macchina. Poi l'antenna radio, adesso ci sono quelle antennine, no,
Allora avevamo quelle antenone lunghe, flessibili, ve le ricordate? E in cima ci montavamo la coda di castoro. Ecco. E dietro, siccome dietro c'era una visibilità che 3 centimetri quadrati di finestrino, tipo occhio di Dio, ti cucco solo io, che cosa montavamo oltre la griglietta? Ve lo ricordate cosa ci mettavamo? Ve lo ricordate, sì? Il cagnolino, sì, il cagnolino. Quello che con le vibrazioni faceva così. Che aveva un inconveniente, arrivavi a un semaforo, frenavi di colpo, quello dietro pom, ti tamponava e gridava coglione il cagnolino, sì, è coglione, è fatto così. Ti tradiva sul più bello il cagnolino. Comunque, per dimostrarvi quanto la 500 fosse un essere umano e non un mezzo meccanico, io ve la voglio evocare brevemente solo attraverso i rumori che faceva. Era più o meno così la 500, era... Figli delle stelle satoglie. Ti davo uno schiaffo, così finiva, così era la mitica 500. Adesso no, adesso le auto sono dei mezzi meccanici, inespressivi. Si stava meglio quando si stava peggio, perché allora c'era proprio un rapporto più diretto con l'automobile. Ecco, no, no, scusatemi, mi è sfuggito il luogo comune, scusate. Non dovrebbe succedere, però di solito capita di dirlo, no? Mi è sfuggito anche a me. Si stava meglio quando si stava peggio, la frase fatta, no? Non esistono più le mezze stagioni, e però capita ormai. Fanno parte della nostra vita, anche perché hanno il vantaggio di richiedere un'attività cerebrale vicino allo zero assoluto. Per cui nei momenti di leggero imbarazzo tu inforchi il luogo comune, pensi ad altro e chi se ne frega, come quando sali in ascensore con 3 persone che non conosci, no? Ti schiacciano il piano, poi rimani lì così. Capienza a 4 persone, portata a 300 kg. Lo sai a memoria, ma lo ripassi, non si sa mai. Poi ti fai mentalmente i calcoli, lui sarà 70, quell'altro 80, lei 90, io non respiro, non si sa mai. E il piano non arriva mai, allora lì di solito la butti sul meteorologico, no? Però è rinfrescato, eh? E appena arrivi al piano si aprono le porte, ah, ti fiondi fuori, è finito un incubo. Ecco, allora io per aiutarvi a risolvere questi piccoli incubi quotidiani, vi voglio fornire proprio una dotazione, un corredo di completo di luoghi comuni, che io ho divisi proprio per generi, da usare mirati in alcuni momenti della giornata, ecco. Cominciamo con il genere natura e poesia. L'ora più bella è quella del tramonto. E fin qui. O anche il mare più bello è quello di settembre. Poi vanno tutti al mare ad agosto, ma il mare più bello è quello di settembre. Venezia è unica. Ma. O anche più abusato, come triste Venezia. Come triste Venezia, non ha mai visto Mestre, questi che dicono quanto è triste Venezia, che non è possibile. E poi c'è quell'altra che sembra un po' in clandestinità, viene detta di solito, conosco un ristorantino, sembra di mangiare come a casa. E che cazzo ci vai a fare al ristorante se sembra di mangiare? Poi c'è... quelle nostalgiche, ah, il sapore del pane fatto in casa. Ma di che cazzo sapeva sto pane fatto in casa? O anche, no, non ci sono più le albicocche di una volta. Anche le pere, sì. Le pere quelle dei, ma sì. Poi quelli che vanno su tutto. Ormai le città sono diventate invivibili. Oh.
torni dalle ferie più stanco di quando sei partito. O anche i negri hanno la musica nel sangue. I bianchi no, i negri hanno la musica nel... Fate una trasfusione allora. Poi quelli meteorologici, quest'anno ha fatto un caldo, ha fatto... Io non me lo ricordo io un caldo così. Quello che sa tutto, no, 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 è tutta colpa del buco dell'ozono. Oh, come lavi la macchina, piove. E poi c'è quello che sembra positivo, ma è il retrogusto amaro. Quello che fa più o meno... Hai visto che belle giornate? Hai visto che belle giornate? Ah, ma prima o poi ce le farà scontare, no. No, e goditi un momento di positività, via. Però come sempre capita nella vita, i momenti più comici sono, guarda caso, quelli più tragici. E allora i luoghi comuni più tremendi sono quelli funerari. Quelli... Sembra che dorma. Ha finito di soffrire. Il peggio è per chi resta. Oh, non si è accorto di nulla. No, ma io ci metterei la firma ad andarmene così, eh? Prima o poi capita a tutti. Oggi a te, domani a lui. Questi sono veramente tremendi. E questi dimostrano come la lingua italiana può veramente diventare un'arma micidiale se usata con queste finalità. Già, diciamo, apriamo una piccola parentesi, la lingua italiana è complicata, ecco. Io ho sempre invidiato gli inglesi che hanno questa grammatica semplificata. E noi quante volte siamo scivolati su un congiuntivo, un condizionale, un passato remoto. Ecco, io allora a questo punto dello spettacolo io volevo chiedervi un minuto di raccoglimento perché mi piacerebbe ricordare assieme a voi i caduti della lingua italiana. Aldo Biscardi. Gigi Marzullo. Toto Cutugno, Giovanni Trappattoni, Valeria Marini, e proprio ieri è scivolato su un condizionale, Alberto Tomba. A tutte queste persone che pensavano che il congiuntivo fosse una malattia degli occhi e il condizionale una sospensione di pena, io invierei un commosso applauso. Grazie, grazie di questo momento veramente sentito. Questo è abuso involontario della lingua italiana, però io non è che me la prendo solo con i VIP, eh. Io ad esempio ho una portiera che da anni è preoccupata per le sue vene vanitose, oppure perché il marito ha il polistirolo alto, hai capito? Già la città non ti aiuta, perché secondo me abuso della lingua italiana viene perpetrato anche nelle insegne della città. Adesso, una volta c'era Bar Panini, eri tranquillo, adesso no, adesso c'è Paninoteca, Whiskyteca, Ludoteca, tra un po' invece di pompe funebri ci sarà Salmoteca. Allora io, a proposito di abuso della lingua italiana, mi sono dilettato anch'io nell'abuso della lingua italiana e ho coniato un personalissimo vocabolario con parole tratte proprio intonse dallo Zingarelli, ma con un significato che potremmo riverificare insieme. Cominciamo ad esempio con cerbottana, cerbottana, cervo femmina di facili costumi. Ciclostile, eleganza nel pedalare in bicicletta. Palafitte, dolori ai testicoli. Stamattina mi sono alzato con delle palafitte. Preterintenzionale, sacerdote che lo fa apposta. Poi sempre in tema religioso, apostata. Apostolo con prostata infiammata. Culinaria. Culinaria, no? Si sa, no? Sistema di areazione dei glutei, eccetera. Balestra, ci va il negro a fare ginnastica, no? Calvinisti, religiosi senza capelli. Ippocastano, ippopotamo ossigenato. Acculturato, affetto da stitichezza.
capito perché, no? Acculturato. No, perché a volte non arriva, allora bisogna proprio spiegare acculturato. Paleontologia, studio di testicoli preistorici. Infinocchiare, trasmettere l'omosessualità. Stromboli, offesa di origine vulcanica. Non fa Stromboli, dai. Scoraggiare. No. No, cerchiamo di tenerci a un certo livello, eh. Ha detto scoraggiare. Dissuadere il prossimo con rumori di corpo, perché poi sempre la va. Sciorinare, fare pipì dagli sci. Chissà quante volte Tomba scendeva, sciorinava e noi non lo sapevamo. Balaustra, testicolo lucidato di fresco. E concludiamo con bigodino, orgasmo che vale doppio. Ecco. Allora, se la lingua italiana deve correre questi rischi, io... No, prego. No, c'è... Ognuno ride con le sue... Dicevo, se la lingua italiana deve correre questi... Allora io ricorro ai dialetti e la frego, perché il dialetto è difficile, non si può contraffare il dialetto. Innanzitutto il dialetto è poi la nostra storia, la nostra terra. Io non capisco perché in situazioni ufficiali spesso io userei il dialetto al posto, ad esempio, dell'inglese, che è diventata ormai la seconda lingua. Non per fare un discorso sciovinista, però se tu prendi un volo della nostra compagnia di bandiera, no, se tu fai un volo, ci sono gli annunci di bordo fatti in due lingue, in italiano e in inglese, no? Quelli, il comandante informa. Ora, se il volo è Milano-Londra, va benissimo, ma se il volo interno Milano-Catania, ma perché fanno? Perché lo fanno l'annuncio in inglese? Fai un annuncio in italiano e poi un annuncio in catanese. Volo su Torino, fai un annuncio in torinese. Non so, il volo su Venezia. Il comandante Boreghin vi dà il benvenuto a bordo del suo aeromobile, ma io non mi ricordo come si chiama questo aeromobile. Non lo ricordo. Chissà perché il Veneto va sempre essere un po' imbriaco, il Veneto. Osti, vedo due piste, vedo. Quale sarà quella buona, come non so. Comunque adesso che siamo in fase di atterraggio dovete stare tranquillissimi. Ah, tranquillissimi, cosa ne cascherà di aerei in atterraggio? Pochissimi. Pochissimo, tra l'altro che avevo anche il culo che l'altro giorno che sta un disastro aereo, per cui per il calcolo delle probabilità comunque mi metto i coglioni lo stesso, non si sa mai. È un'altra cosa. Il volo su Milano, il comandante Galbusera vi dà il benvenuto a bordo del suo bel aeromobiletto. Ah, guarda qua. Ciao, fammi sentire la torre di controllo. Vuoi pronto, Cicetti? Ciao, come stai? Dai bene? Eh sì, tutto bene qua. Come? Ci ha appena superato il Napoli con la Z321? Allacciate le cinture, facciamo un culo così a quel terun là. Il volo su Livorno. Comandante Ripagni vi invita a bordo dell'aeromobile SFC in Porta una sega a me dell'aeromobile. Comunque adesso spostate il campo alla vostra destra, stiamo sorvolando l'isola d'Elba. Tra l'altro quella macchietta azzurra che vedete è la mia casa. C'ho la casa all'Elba. C'ho la casa all'Elba. Tra l'altro il puntino rosso che vedete è proprio la mia moglie Rosalba. Guardala. E adesso si avvicina a quel puntino verde che è il mio amico Ferdinando. E si avvicina a quell'altro puntino giallo che è il mio amico Federico. In pratica unendo i puntini dall'1 a 20 si può capire quanto le zoccola la mia moglie praticamente. Poi scendiamo lì, il volo su Roma. Un volo su Roma me lo immagino più o meno Boni, state Boni. Boni, che c'è stata? La turbolenza, io manco me ne sono accorto dalla turbolenza. Fammi un po' sentire la torre di controllo. Osvaldo! Osvaldo! Dammi un po' i dati! Dammi i dati! 2-1 Totti del vecchio e vai grande! Poi. Il volo su Catanzaro ha bisogno dei sottotitoli, perché... No, aspetta, mo te dimostro. Comandante Totolo, comandante Totolo, che te ne fai per il libero cielo?
una poesia, dice. Comandante Tofolo e C, saluto. A te, classe, dice. Comandante Tofolo. Comunque, dovete arrivare a turbolenza, eh? Non è che vi mettete a vomitare dentro la giacca del vicino, eh? No, perché ci stanno... ci stanno appositi sacchetti per vomitare, eh? Trasparenti, così uno controlla se manca qualche cosa. Comunque, no, il cielo è sereno, sì, a temperature buone, a temperature buone, non si capisce, a temperature è buona, sì, ho controllato perché uscì a mano tuo finestrino, è buona, a temperature. E stiamo volando in altitudine di 4.000 coppole sul livello del mare, minchia così alte sia! È un'altra cosa, dai! Napoli, dici? Napoli, allacciatevi le cinture! Sembra così! Si manfase d'atterraggia! Perché mamma, c'è sempre mamma, mamma, io sto tornando a mamma, sto tornando a mamma mia, io sto tornando a mamma, sto tornando, non è sciocarrello, non è sciocarrello, ma, e poi capi mamma, io sto tornando a mamma mia, non è sciocarrello, e cacciate fuori i piedi e pedalate, mamma mia. Sta finale, finale. Vi saluto a tutti quanti, per chi son o comandante. Abbiamo fatto tutti, siete a posto? Vabbè ragazzi, eh? Catania, Catania. Adesso. Cioè dovete anche tornare a casa a una certa ora. Catania, io immagino. Non ho mai fatto. Il comandante del volo. Niente so del volo, mi dispiace. La cosa più bella dello spettacolo di questa sera, nonostante la televisione, è questa. Non siamo interrotti dalla pubblicità. Ah! Sì, no, lo so cosa pensa, lo so, dice, ma come si mette a parlare male della pubblicità proprio lui? Siete più tonici su lei che su là, eh? Sì, lo so, è vero, perché quando entri nel dorato mondo dei testimonial, tu scopri che hai fatto 7 anni di teatro, 20 anni di televisione, 14 anni di trio, passi per strada, vedi quello del caffè, vedi? Oppure vedi quello che è in paradiso, lì mi tocco i coglioni perché non si sa mai. Sai, la vita è così, no? La sintesi di una vita artistica, da Amleto al caffè, perché succede. Però è... Ecco, no, vi devo confessare una cosa, confessare che all'inizio della carriera io avevo sempre sognato di essere non un comico, quelli che hanno successo con le donne, quei personaggi crepuscolari, quelli un po', sempre un po' tristi, sempre un po' con... che non muovono quasi mai il muscolo della faccia, mai, sono sempre così, un po' tristi, un po' incazzati, che si muovono lentamente, che vanno in quinta, guardano le donne con lo sguardo, le perforano con lo sguardo, solo le donne. Si avvicinano in quinta, si incollano alle labbra un microfono e fanno più o meno così, fanno più o meno così. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori azzurri. Via, via, neanche a questo cielo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.
Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-dum, chee-boom, chee-boom. Do-do-do-do-dum, chee-boom, chee-boom. Do-do-do-do-dum. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-dum, chee-boom, chee-boom. Do-do-do-do-dum, chee-boom, chee-boom. Do-do-do-do-dum. Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chee-boom, chee-boom. Do 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 do, chee-boom, chee-boom. Do 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 do. Tullio? 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 Sì, capirai, poi adesso è partito per la tangente impegnata, io fermami, per carità, lo dico proprio senza cattiveria, perché io voglio un bene dell'anima, però scusate se non rispondo qua. Pronto? No, non sono Tullio, occupato in qui, chi è che lo vuole? Buonasera, sono Giuliani, come sta? Che piacere sentirla. Dove sta di bello? In Italia? A Roma? Come a teatro? Ma quale? Da noi? No! Ma davvero? Ma faccia un salto sul... Venga sul palcoscenico, fa il giro da dietro, la fanno passare. E venga sopra! Facciamo due chiacchiere! Ma chi ci frega dei solenghi, scusi! Si sbrighi! L'aspetto! Grazie, grazie. Questa è veramente una sorpresa inaspettata, sapevo che era tornato in Italia, non sapevo che fosse qui. Ci è venuto a trovare l'ex allenatore del Fenerbahce e della Roma, Mr. Zeman! Mr. Zeman, è una sorpresa graditissima, veramente un piacere rivederla, sarà probabilmente anche per lei un piacere rivedere tanti vecchi amici che ha salutato così frettolosamente quando è scappato in Turchia dopo la fine non bellissima, se vogliamo, del suo rapporto con la Roma. Lei addirittura è venuto a sapere dai giornali del suo esonero. Ecco, la prima domanda che vorrei farle è proprio questa: che cosa ha pensato quando ha saputo dal giornale che Capello era il nuovo allenatore della Roma? Siete in attesa della risposta di Mr. Zeman. Rimanete in linea, vi risponderà il primo allenatore disponibile. Ma quando ho saputo che Capello era il nuovo allenatore della Roma, ho pensato che il presidente Sensi è uno stronzo. No, mister. Con tutta la stima e la simpatia che ho per lei, però me la prego, usi altri termini, grazie. No, Sensi è uno stronzo. No, ma scusi, mister, ma la televisione, il pubblico, ma no, non si possono dire cose di questo. Mi mette in difficoltà, sia gentile. No, non mi fa finire. Dicevo, presidente Sensi è un nostro punto di riferimento. Noi dobbiamo accettare le sue decisioni. Ma questa è una risposta che dimostra grande civiltà, grande maturità
da parte sua. E allora la seconda domanda è questa: secondo lei, con Capello in panchina, la Roma saprà essere protagonista fino al termine del campionato? Ma io penso che anche con Capello in panchina a Roma può dire. Ma io penso che anche con Cappello. Ma io penso che anche con Cappello. Penso che con Capello in panchina Roma diventerà protagonista. Ma io penso che anche con Capello in panchina Roma diventerà. Sì, grazie mister, passiamo a un'altra domanda. Si dice che dietro il suo esilio volontario in Turchia ci sia il fatto che lei qui in Italia ha pestato piedi calcistici troppo importanti con la famosa polemica sul doping. Ecco, oggi a un anno di distanza lei si sente di poter dire che il calcio in Italia è pulito? Se secondo voi l'espressione di Mr. Zeman vuol dire sì, premete il tasto asterisco. Se vuol dire no, premete cancelletto. Beh, ma che ne so io? Ma io penso che il calcio in Italia finalmente... Partita la sintonia. Importante per Lazio giocare bene durante 90 minuti. No, questo è Eriksson. Non dire gatto se prima non ce l'hai nel sacco. Trapattoni. Quello che io penso... Certo, è chiarissimo. Senta, mister, lei è stato spesso critico nei confronti del gioco espresso dalla nostra nazionale. Questo ovviamente ha scatenato aspre polemiche fra lei e il selezionatore azzurro Dino Zoff. Come sono attualmente i rapporti tra lei e Zoff? Ma rapporti molto buoni, ci siamo sentiti anche ieri per telefono, abbiamo parlato per 2 ore. 2 ore addirittura? E che le ha detto Zoff? E che ne so, chi lo capisce quello quando parla? Tra l'altro, secondo me, è straniero. Come straniero? Zoff. No, non si lasci fuorviare dal nome, Zoff è italianissimo. No, ma poi scusi, una mia curiosità. Quando lei era allenatore della Lazio, Zoff era il suo presidente. E allora per parlare, come facevate a capire? Chi vi faceva da interprete? Gustavo Tony. Andiamo bene. Senta mister, si dice sempre che lei sia molto duro, molto rigoroso con i suoi giocatori. Lei per esempio consente a un suo giocatore di ricevere la moglie in ritiro? Sì, il giocatore può ricevere tranquillamente moglie. Ma questo è sorprendente, non ce l'aspettavamo. Abbiamo appena saputo che mister Zeman non ha nulla al contrario al fatto che un giocatore viva un suo momento di intimità in ritiro, in camera da letto con la moglie da solo. Perché solo? Scusi, chi altro ci dovrebbe essere? Allenatore. Ma fare che? A suggerire posizioni, dettare schemi e soprattutto controllare se fallo è di rigore. Solo così possiamo entrare in Coppa Campioni, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Coppa Stu Balconi, penso a te, tu mo fai morire. Grande personaggio mister Zeman, è mancato quest'anno al campionato italiano ma sta tornando. Noi lo ringraziamo ovviamente perché con la sua gradita improvvisata tra l'altro ci ha consentito di turare l'ennesima falla aperta dall'amico Tullio, per carità, proprio gli un bene all'anima senza malignità, però insomma non si fa così, prima al telefono Buffettina, poi le canzoni impegnate, poi sparisce, non si sa dove andate, anche rispetto per il pubblico ci vuole, no? Poi tra l'altro siamo arrivati veramente al termine dello spettacolo, non è carino che là
lasci me da solo qui sopra per chiudere, insomma, che dobbiamo fare per farlo tornare? Che serve? Un miracolo? Che ci vuole? Un rito magico? Abbiamo bisogno di un... Che? 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 Oddio, no, 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 ma mamma mia, perché? Noi siamo qui oggi. Sì, noi siamo qui oggi. Non noi. A voi! Noi siamo qui oggi nella nostra forma paragnostica. Ecco. Parabasica, sì. Paracelsica, paracula e ta 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 ta. Omel, ma noi qui stiamo... Noi siamo altresì la reincarnazione di Carlo Martello. Sì. Pipino il Barrede. Ecco. Pipino il Lungo. Ai. E Pipino di Capari. Noi qui siamo... Io sono colui che fui, sarò quel che sarò, e se non sarà sereno, si rasserenerà. Ecco. E fin qui. Allora, dicevo, noi qui stiamo facendo... Noi oggi, con questo meraviglioso pubblico, eseguiremo il rito del nuovo millennio. Il rito, ecco. Un rito per aumentare il tasso di potenza sessuale del nostro da pubblico. Del nostro da pubblico. Ecco, innanzitutto controlliamo lo stato di potenza sessuale attuale del nostro da pubblico. Sì. Ecco. Ad esempio lei, proprio lei, così impara a venire in prima fila. Ecco. Quante volte si è congiunto carnalmente nell'ultimo mese? Due. Proprio più sfigato. Che vogliamo fare? Vediamo se c'è... Lei che mi sembra più tonico. Quante volte si è congiunto nell'ultimo mese? Dica un numero. Dica una cifra. Entro la serata perché poi devono andare a mangiare. Allora? No, faccia no, lei. Faccia come lei. Faccia lei. Mi dia sua moglie e faccio io. Venga, signora, andiamo a fare. No, venga. Lei quante volte si è congiunto? Scusi, mi dica un numero. Sì. Lo sa lei? Avete letti separati? Quante volte ci ha provato? Si è congiunto? Sì. Sono a bianco. Ah, in bianco lei. Non può mangiare i sughi. È quello. Problemi di stomaco. No, sì. Bisogna... Vedi, qui bisogna aumentare... Allora, vi aiuto io. Poi facciamo un rito per aumentare il tasso di potenza sessuale. Sì. Bravo. Allora, entriamo tutti in trance. Mamma mia, ma tenetevi per mano, attaccatevi al trance, forza. Mi faccia un attimo il trance anche lei. Mi faccia un attimo il trance. Ecco. Mi faccia il trance un attimo, che aiuta. Oddio, mi sono operato. Ecco. Ora dividiamo gli uomini dalle donne. Sì, ecco. Ora gli uomini eseguono il barrito dell'elefante arrapato. Il... Per fare sì, il barrito dell'elefante arrapato. Forza. Come fa? Sono tutti froci stasera. No, guarda, un barrito, mi faccia il barrito lei, guarda. Senta l'origine. Cos'è? No, quello lì è un criceto con la colite, eh. No, non cerchiamo di... Sentite il barrito com'è, senti. Andiamo, via. Ora le donne... Ecco. Cosa ride? Aspetti, vedrà. Rispondano con il ruggito della pantera ammaliatrice. Forza. Ma signora, non mi vomiti sulla poltrona che... Un po'... sentite l'originale. Andiamo. Fate il ruggito, via. Via. Per forza, per andare con quelli lì, cosa vuoi che fa?
Comunque io sento. Sì. Perché adesso innanzitutto ora bisogna miscelare i barriti con i ruggiti, sì, no? Allora, pronti, via. Barriti. Vabbè, froci, forza, oh. Ruggiti. Senti le donne come ci stanno, hai sentito? Sento che si è alzato il tasso. Non ve ne siete accorti? Ora controlliamo. Sì. Ora gli uomini che hanno eseguito il barrito dell'elefante arrapato tirino fuori la proboscide. Ma per carità! Ma non lo dica neanche questo! Mi faccialo vedere! Ma non lo dica! Andiamo, ma devo controllare! Andiamo tutti in galera! Andiamo in galera! Mando avanti! Andiamo in galera! Mando avanti! In galera! No, scusate, ma questo applauso lo dovreste rivolgere a voi stessi per la disponibilità, la pazienza che avete dimostrato nel sopportare questo squallido, sordido individuo che comunque anche lui con la sua presenza meno gradita di quella di prima ci ha aiutato così a turare la falla di cui parlavo prima dell'amico Tullio, ma adesso siamo veramente al termine dello spettacolo e quindi sarebbe bene che uscisse e venisse sul palcoscenico a raccogliere l'applauso del suo pubblico Tullio Solenghi. Thank you. Eh? Thank you. Va bene, grazie. I'm very happy to be here. Io sono molto felice di essere qui. To the Victoria Theatre. Al Teatro Vittoria, senza che stiamo... For this statuette. Mamma mia, no, assecondiamolo perché proprio non c'è stato. Grazie you. Per la statuetta. Well, I want to thank my family. Voglio ringraziare la mia famiglia. Papi. Mio papà. Mami. La mia mamma. Brother. Mio fratello. E sorata. E la mia dolce sorellina. What? E la mia dolce sorellina. Sweet sorata, allora sarebbe. I also want to thank my wife. Voglio altresì ringraziare mia moglie. She is not here tonight. Lei non è qui stasera. Because. Perché? Purtroppo. Ma non si dice purtroppo. Vabbè, purtroppo. My dai, wife is not here. Mia moglie non è qui stasera. Because. Perché purtroppo. She have her things. And I. She have her things. Well. No. Her things. C'ha delle cose d'aria. No, her things. Ah, di lei. Yes. C'ha le sue cose. Yes, I'm sorry. Well, I also want to thank the marvelous public. Voglio ancora ringraziare il meraviglioso pubblico. If you want to continue to enjoy. Se volete continuare a divertirvi. After the show. Dopo lo spettacolo. Outside. Di fuori. There is my stand. C'è una baracchetta. Come una baracchetta. C'è la stand. La baracchetta, sai. A stand sì. Where dove? I sell. Io vendo. A gastronomic speciality of the town. Una specialità gastronomica della città. A little heart of lamb. Little heart of lamb. Well. Lamb è agnello. Yes. Agnello. Yes. Little heart. Little. Piccolo cuore yes. Di agnello. Yes. Yes. Coratella da bacchia. Okay. Goodbye, my public. I'm sorry. Tullio Solenghi. Massimo Giuliani. Grazie.
Se non avete premura vi facciamo anche un bis, va bene? Eccolo. No, però facciamolo bene. Adesso esce anche Giuliani. Voi applaudite mentre andiamo via, gridate bis, bis, bis. Se lo dice perché gliel'ha detto lui. Aspetta, applauso, via. Vai. Insistono. E va bene, allora aderiamo a questa richiesta spontanea di bis, sì. E vi facciamo una, abbiamo recuperato una chicca dell'avanspettacolo, perché diciamoci la verità, noi attori ormai di una certa età, scusa parla di te, sì, gentile, no, attori non più giovani, sì. Diciamo, siamo un po' tutti eredi dell'avanspettacolo. Allora quello che vi proponiamo è uno sketch dell'avanspettacolo, quelli basati sul doppio senso, di quelli belli, tosti, monotematici. È la storia di un tizio, bisogna fare una premessa, un tizio che dopo 30 anni di galera, e quindi 30 anni di astinenza sessuale, appena esce dalla galera, appena viene scarcerato, torna alla casa d'appuntamenti dove era solito andare prima di entrare in galera, quelle che una volta si chiamavano anche case di tolleranza. Non ho mai capito perché si chiamassero case di tolleranza, forse che gli dicevano, vabbè, scopa, via, dai, vai, scopa, tollero, via. Senza sapere però che sono mutati i tempi, e al posto della casa di tolleranza adesso c'è uno studio dentistico. Per cui lui, senza saperlo, il poveretto, si imbatte in un tizio che sta appunto aspettando di essere visitato dal dentista. Allora, Daniele, musichetta appropriata dello sketch, vai! Buonasera. Lei ha appuntamento? Io? No. Ah, non ha appuntamento? No. Ma allora qui senza appuntamento no. Qui è così, guardi. Ah sì? Anche ai miei tempi era così, eh? Ai suoi tempi? Lei è molto che non viene. Anni. Anni? Che culo! Perché che culo, scusi? Anni che non viene! Io devo venire 3-4 volte alla settimana! La mia è una condanna! La mia era una condanna! Che cosa le succede? Mi tira! Come ha detto, scusi? Mi tira! A lei non tira? Sì, mi tira anche a me, ma non faccio tutto sto casino, però mica me. Guardi, io non riesco a resistere, è più forte di me. Già la sera prima, quando so che la mattina dopo devo venire qui, non le dico che è nottata, non le dico. E mi sveglio duro, rigido. Un pezzo di marmo! Sono sudato. La vedo. Senti una cosa, ma c'è ancora la bionda? Sì. E vai, grande, sì. C'è la bionda. Sì, io preferisco lui, eh. Come ha detto che lei preferisce lui? Io preferisco lui, il titolare. No, mi scusi, allora forse è cambiato. No, perché la tenutaria, la titolare, diciamo, non era la bionda? Una volta! No, adesso c'è lui. Ma quasi tutti preferiscono lui, sa, sì. Io lei l'ho provata, sì. 3-4 volte, ma non è che sia... E poi è violenta! Beh, il bello suo, scusa, No. Lui c'ha una grazia, una delicatezza. Già quando la sdraia su quel lettino, una mano, non sente niente. Lo provi, mi diretta. Io l'ho capita a lei, io a voi vi rispetto, per carità, però proprio un'altra parrocchia, capito? Le tira. Ce l'ho tutto gonfio! Lei ce l'ha gonfio?
come... Lo dico, ce l'ho tutto gonfio! Lei ce l'ha gonfio! Al momento no, al momento no. Il mio gonfio rosso! Vuole che glielo faccio vedere? No, no! Non mi imbarazza, no, no, non mi vergogno! No, se... per carità, no, io ve lo de- io a voi vi rispetto, ma è un'altra parrocchia, capito? Cosa fai vedere? Le dico che nottata che ho passato, che nottata! E avanti e dietro, avanti e dietro, e su e giù! Alle 5 del mattino mia moglie, poverina, è crollata! Per fortuna che c'era quella santa donna di mia suocera! Chi ha detto che c'era? No, dico, per fortuna che c'era quella santa donna di mia suocera. Scusi, ma quanti anni ha la sua suocera? 87. Che schifo! Ma pare dimostra 10 di meno, no, eh. No. E poi è lei che me lo dice. Sì. Senti, se mi svegliami anche la notte, lo faccio con piacere. Sì, sì, no. Lo faccio con piacere, insiste. No, e lei insiste, sì, insiste. Sì, 87 anni. Che famiglia! E io ci porto tutta la famiglia qui, eh. Lei viene qui con tutta la famiglia? Sì, spesso vengo con mia moglie. Però buffo. Mia moglie preferisce lei, la bionda. Ah, che strano. Sua moglie preferisce lei e lei preferisce lui. La famiglia disgraziata, però. No. Lei è qui per un'otturazione. Perché cosa? Scusa? Dico, lei è qui per farsi otturare. No, caro signore, casomai per usare questa sua strana terminologia, io sono qui per otturare, è diverso, vabbè, non per farmi otturare. Ma che cane, sì, una che forma cane. Verbale, ma una sostanza. Forma... No, no, è un'altra parrocchia, gliel'ho detto, lei non lo vuol capire. E dove ce l'ha lei il buco? Che cosa? No, dico, dove ce l'ha lei il buco? Davanti o di dietro? Ma dove vuole che ce l'abbia il buco? Ma di dietro, no? Di dietro? Aia! Fa molto più male di dietro, eh! Eh sì, perché lui, per entrare, la deve allargare bene, No, 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 a lei, io glielo devo... Io vi rispetto, è un'altra parrocchia, cosa allarga? Allargale. Lei ce l'ha già bello largo il buco? Guarda, se uno deve dare queste informazioni... no, caro signore. Se vuole saperlo per la cronaca, io il mio buco ce l'ho strettino. È chiaro? E vado fiero del mio buco strettino. Sì, ma non si preoccupi, tanto gliela allarga lui. No, sì, buonasera. Sì, no, se all'inizio sente un po' di dolore, ma poi gli mette la cremetta, passa no, tutto. A lei la cremetta. È un'altra parola, non la capisce questo, non la capisce. Dove ce l'ha il buco? Dove ce l'ha? Come si fa a domandare dove... Perché, scusi, lei dove ce l'ha il buco? Io ce n'ho uno davanti e uno di dietro. Fatto l'operazione? No, no, sì. Mia moglie, due davanti e due dietro. È stereofonica sua moglie. Comunque, guardi, per esperienza, con l'otturazione non risolve nulla, sa? Deve tornare, tre, quattro... C'è solo una soluzione definitiva. Se lo faccia strappare... Cosa dice? Ma cosa dice? Ma tanto non sente niente, glielo devitalizzano prima. Cosa fanno? Scusa. Glielo devitalizzano. 3-4 iniezioni intorno, una nel buco. A ridaia col buco. Ma così non sente niente quando glielo strappano. No, 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 non dica quella... Non dica... Appena dice strappa, mi viene un brivido lungo la schiena. Strappa. No, roba da me. Io l'ho capita lei. Lei è uno di quelli che se lo vuole conservare. Sì, guarda caso, sì, io sono fatto all'antica, me lo voglio conservare, guarda. Ma no, no. Allora, dieretta, se lo faccia ricoprire. Se lo faccia ricoprire. Sì, ho capito, si preoccupi, sono al passo con i tempi, sono passato in farmacia, ho portato l'occorrente per ricoprirlo da casa, sono attrezzato. No, ma glielo fanno loro, le prendono prima il calco col gesso. Io questa non l'avevo mai sentita, io... E perché il calco con gesso? È perché glielo fanno su misura, in porcellana. In por...
E perché in porcellana? Così non si scheggia. Ma mio non si scheggia, ma roba da matti in porcellana. Via retta, che così lo defalca dalle tasse. Ma cosa mi defalco dalle... Lei si fa fare una bella fatturina con la specifica di tutto quello che le hanno fatto e lo defalca. Sì, 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 immagini se io vengo qua e mi faccio scrivere tutto quello che mi fanno qua dentro. Ma dico, siamo impazziti. Ma scusi, con quello che si paga qui ogni volta sono 500-600 mila lire. È rincarato però, eh? Ricopertura a parte. No, senta, io sono stato cortese con lei, ha visto? Ho risposto alle sue domande fin dall'inizio, ecco. Però io la osservavo fin dall'inizio. Sa che cos'è lei? È un porco, lei. Lei è un porco, sì. Io venivo qui 30 anni fa, era addirittura una cosa... romantica, adesso buco davanti, buco dietro, e il calco in gesso, il porcellana, la suocera, è un lei è un vero porco, e non mi tocchi, è un porco lei. Guardi, ho capito perché lei reagisce così. Perché? Perché lei ha paura di sentire dolore. No. Vuole che facciamo una cosa? Che cosa? L'accompagno di là e le tengo la manina mentre lui le allarga il buco. Ma lo faccio volentieri, lo faccio volentieri. Thank you.